Abruzzo Web è qui a Teramo, alla cantina di Porta Romana, con Marcello Schillaci, una delle figure più conosciute e apprezzate nella ristorazione non soltanto a Teramo in Abruzzo ma in Italia. Schillaci deve parlarci di una problematica che riguarda la ristorazione durante il periodo estivo e nei fine settimana, perché nonostante il lavoro, nonostante gli impegni giornalieri dei commercianti, dei ristoratori qui a Teramo, qui dentro le mura, la crisi si sente e ci sono diversi motivi, diverse spiegazioni, vero Schillaci? Beh, sicuramente sì, la crisi morde tutti, in particolare la ristorazione, ma in particolare in questo periodo che è soggetto a degli eventi, diciamo, gastronomici, non storici, non significativi, se non quelli di racimolare denaro per le Proloco, per le varie associazioni sportive, ma soprattutto per i comitati di quartiere. Questo, in un momento così drammatico, va a incidere fortemente su quello che sono i fine settimana di lavoro della ristorazione, che era un periodo, diciamo, dove normalmente si riusciva a far fronte alle spese. Invece ci vediamo sottrarre ormai quotidianamente, diciamo, da questi eventi che hanno anche delle durate incredibili, a partire da 7-10 giorni. Io, oltre che essere rappresentante di categoria dei ristoratori, rappresentante per la FIPE Confcommercio, sono anche presidente dell'Associazione Ristoratori Teramani. Chiaramente i miei colleghi mi chiedono, appunto, di alzare un po' il tiro, un po' la voce. Stiamo pensando seriamente di chiedere alla Regione lo stato di calamità commerciale. È un problema grosso, un problema che va affrontato senza voler, diciamo, discriminare quello che poi sono questi eventi, ma come tutte le cose, quando cominciano a diventare un problema vanno regolate, vanno rimesse sulla retta linea, perché purtroppo, diciamo, ci vediamo privare nei fine settimana di un mercato di migliaia e migliaia di persone. Con l'estate, qui in Teramo in particolare, perché parliamo di Teramo, parliamo di un locale storico che ha fatto davvero la storia della ristorazione teramana, abruzzese, e adesso ha varcato anche i confini regionali, però noi vediamo che anche altre attività commerciali sono in forte difficoltà, quindi probabilmente c'è il bisogno di guardare al problema in una maniera più ampia, perché oggi è venerdì, Marcello Schillaci è aperto, fa il suo mestiere, però serve qualcosa in più. Voi in particolare che cosa chiedete? Di equiparare nel vostro caso le sagre a livello fiscale con i ristoratori, oppure c'è anche dell'altro? Beh, diciamo, l'idea nostra è di chiedere, appunto, un'equità fiscale, nel senso che poi quando questi eventi vengono organizzati dalle Proloco, da varie associazioni, chiaramente sono esentasse, fanno uso di personale, diciamo, preso al momento, non hanno i costi che ha un normale ristorante, e questo fa una grossa differenza anche sul prezzo, per cui, diciamo, la famiglia, l'utente che si vede offrire una bellissima serata all'aperto con musica, ma soprattutto nel prezzo, ma questo è dovuto agli alti costi che la differenza la fanno, appunto, gli alti costi che noi abbiamo e che comunque una Proloco non ha. Chiaramente crea un dislivello fiscale, e si è arrivati in un momento in cui non si sopporta più. È veramente, o si ridà una ridimensionata a questo evento, a questa situazione, oppure veramente lo Stato deve intervenire fortemente sulla depistazione. Con sgravi fiscali, questo è il concetto. Assolutamente sì, vogliamo quantomeno essere comparati, perché nessuno ha le pretese di pensare che le sagre non si debbano più fare, per non parlare degli agriturismi e tutte queste cose che anche lì, diciamo, ci sarebbe molto da dire. Però quantomeno un'equità fiscale, perlomeno da un periodo che va da maggio a settembre. Ecco, ovviamente non tutte le sagre sono moderne, nuove, senza storia. Lei diceva poco tempo fa, è il caso forse di ufficializzare quelle che hanno davvero una storia. A lei il discorso vale per le virtù teramane, il piatto tipico della cucina teramana. Lei è un rappresentante ufficiale di questa specialità e della cucina teramana, forse è il caso di farlo anche con le sagre.
Beh, ma effettivamente diciamo, le sagre avevano questa grossa motivazione, quella di promuovere il territorio innanzitutto attraverso, diciamo, dei piatti tipici che si legavano al territorio. Tutto questo è scomparso, ormai nelle sagre si trova di tutto, dalla patatina fritta al würstel, alla festa della birra e tutte queste cose. E io dico che bisogna riportare questo evento, che poi è anche deleterio, perché ha tolto veramente il senso alla grande sagra, e voglio citarne alcune, una su tutti la sagra di Cambria, la sagra della Porchetta, dove veramente si vede arrivare un turismo, diciamo, di livello nazionale, per non parlare della sagra del prosciutto di Basciano o ancora di più la sagra del baccalà di San Domero, dove veramente c'è un'aggregazione, dove c'è un ritorno turistico, economico. Ma adesso ormai anche le traverse di qualsiasi paese o di città fa la sagra, e si vede veramente offrire di tutto in queste circostanze. Non capisco dove sta lo spunto, diciamo, storico, culturale, gastronomico. Ultima domanda, poi lasciamo andare a lavorare Marcello. Voi quali segnali avete avuto dalla Regione Abruzzo in questo senso nel corso degli anni? Perché non è una polemica o comunque una problematica del 2012, è abbastanza datata. Vi aspettate qualche passo in più, oppure avete avuto già qualche buon segnale dalla Regione Abruzzo, oppure per niente? Diciamo che eventi di questa portata, che coinvolgono migliaia di persone, diventa anche un problema politico, no? Per cui il politico diciamo, tende sempre ad ammorbidire quelle che sono queste problematiche così importanti, perché non si vogliono creare dei muri. Però è vero pure che bisogna fare degli interventi, cioè il politico deve avere il coraggio di affrontarlo questo problema, perché c'è un'intera categoria che paga le tasse tutto l'anno, sviluppa tutta una serie di economie e di lavori, che si vede veramente svilire questo suo lavoro a causa di questo fenomeno che è diventato incontrollabile. Noi abbiamo fatto richieste di maggiori controlli, diciamo, c'è stata una risposta da parte della Regione che questo avverrà, ma io penso che il governatore debba affrontare questo problema in maniera molto più decisiva, o defiscalizzando il settore della ristorazione, o quantomeno dare una ridimensionata al fenomeno di questi eventi gastronomici, che nulla hanno di culturale e promozionale.